Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica e dunque andiamo a Teramo. Presentazione ufficiale questa mattina proprio a Teramo del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Cristiano Rocchetti. Il programma di Rocchetti per il rilancio del capoluogo abruzzino punta tutto sul bello e sul verde in città. Nessun accenno alla ricostruzione, lavoro o nuove infrastrutture. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Vediamo. Una Teramo pulita, bella e piena di fiori. È sul decoro urbano che punta principalmente al programma del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Teramano, Cristiano Rocchetti, che si è presentato ufficialmente alla città. Poco più che quarantenne, assicuratore, sportivo e amante del verde, Rocchetti immagina il rilancio di Teramo capoluogo attraverso soluzioni decorative urbane pregevoli che possano far tornare a vivere il turismo. Per Cristiano Rocchetti il rilancio di Teramo passa attraverso il bello. Certo. Abbiamo notato una città che oramai non sa più cosa sia il bello, è trascurata in tutto, in ogni suo angolo, muri imbrattati, chiunque arriva è libero di imbrattarla con bombolette o quant'altro. Noi pensiamo che un rilancio del turismo non possa passare se non partendo dal bello, quindi da un rilancio del bello, e per questo noi oggi abbiamo fatto un'iniziativa di regalare un fiore alle famiglie che verranno qui oggi e che vengono qui perché possano riportare e trasferire questo messaggio a loro stessi e alla cittadinanza. Ma come la vede la Teramo del futuro? È una Teramo molto diversa da questa che ereditiamo, vorremmo veramente svoltare, vorremmo creare tante piccole cose che facciano di Teramo una città viva. Per esempio? Viva, anche abbiamo tra le altre cose anche pensato di creare un palco al centro della città, a Piazza Martiri, dove i ragazzi possono esibirsi con un'amplificazione permanente che possa consentire la sera a numerosi gruppi che animano la città di dare il loro contributo e la loro esperienza. Rocchetti però non pensa solo ai fiori, ma ha anche un'idea dove posizionare il nuovo polo scolastico, esattamente a Piazzale San Francesco, dove pensa di costruire un multipiano. Poi lei ha pensato a un polo scolastico a Piazzale San Francesco? Certo. Un polo scolastico perché dobbiamo riportare le cose in centro, noi abbiamo delocalizzato troppo e poi ci meravigliamo che a Teramo non c'è più nessuno, noi lo vorremmo posizionare lì perché quello è il centro del parco fluviale e con il parco fluviale tutti i ragazzi potrebbero ritornare alle loro case in bici o facendo semplicemente due passi, non accompagnati come sono oggi con i SUV e con le macchine che intasano il centro. Nel programma del candidato sindaco pentastellato Rocchetti sulla Teramo del futuro non c'è però alcun riferimento alla ricostruzione, a progetti che incentivino il lavoro, al nuovo ospedale, al recupero dei luoghi degradati come il mercato coperto, a nuove infrastrutture. I gerani vanno bene, ma se i balconi crollano, dove li metteremo? Restiamo a Teramo sempre per la politica, ma passiamo sulla sponda del centrodestra perché Giacomo D'Ignazio e Italo Ferrante sono stati nominati delegati alla composizione delle liste di Forza Italia alle elezioni comunali appunto di Teramo, ormai prossime, lo ha stabilito il coordinatore regionale degli Azzurri, il senatore Nazario Pagano. A loro il compito di individuare i migliori candidati, le espressioni più significative della società civile a Teramo e le personalità che potranno dare un contributo fattivo importante alla crescita della città. Il ricompattamento voluto dal coordinatore regionale di Forza Italia, si legge in una nota, riparte quindi da una mirata analisi delle migliori realtà della società teramana, affidando un compito delicato e importante a D'Ignazio e a Ferrante affinché possa delinearsi una rosa di candidature fatta di persone competenti, motivate, orgogliose di mettersi al servizio della comunità e con idee ben precise per far ripartire la macchina amministrativa all'insegna del buon governo. Nazario Pagano ha già preannunciato che a breve verrà fissato un incontro organizzativo per fare il primo punto della situazione. Cambiamo argomento adesso. In Regione Abruzzo a Pescara sono state firmate le convenzioni per la realizzazione del Central Park di Lanciano e del memoriale di Marcinelle a Letto Manoppello. Il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha voluto chiarire la sua
posizione in merito all'inchiesta che lo vede coinvolto assieme ad altri 4 assessori proprio sulla delibera che riguarda l'iter del parco di Villa delle Rose di Lanciano. Chiarirò, documenti alla mano, ha annunciato il presidente, il servizio di Alfredo Primante. 1,5 milioni di euro per il memoriale alle vittime di Marcinelle da realizzare a Letto Manoppello ed 1 milione di euro per il completamento del Central Park di Lanciano, intitolato alla memoria del compianto vice sindaco di Lanciano Pino Valente. Questa mattina in regione Abruzzo a Pescara sono state messe le firme sugli atti di concessione per i 2 progetti previsti nel masterplan. Per il progetto di Lanciano, tra l'altro, c'è in ballo anche un'inchiesta della magistratura sulla quale il presidente D'Alfonso si esprime così. Tranquillo e poco, sono interessato alla conclusione di questo accertamento, poiché le attività di accertamento fanno e danno luogo all'emersione della verità. Finanziamo, progettiamo e realizziamo un Central Park a Lanciano. Io dissi con la Giunta ci faremo carico di reperire le risorse. Ad un primo atto che diede in carico alla Direzione Generale della Regione di reperire le economie e le risorse, ha fatto seguito un secondo atto e oggi la firma della concessione finanziaria. Il sindaco di Lanciano ha parlato di un'opera strategica per la città di Stretto. Può essere la continuazione del progetto di mobilità lenta, di ciclovie, che disegna una città diversa, ha ricordato Pupillo. Ci sarà una ciclovia che ripercorrerà il percorso dell'ippodromo, dell'anello dell'ippodromo, che si ricollegherà alla ciclovia di Via del Mare e di Via Renzetti che la Regione ci ha finanziato 2 anni fa e quindi questo rientra nell'ambito della mobilità lenta che Lanciano sta sviluppando all'interno del suo territorio e poi ovviamente spazio per giochi per i bambini, per possibilità di aggregazioni, per manifestazioni che sono molto frequenti a Lanciano come le feste di settembre, il Mastro Giurato che saranno ospitati in questo spazio che sarà rigenerato entro l'anno prossimo. D'Alfonso ha anche assunto un impegno di destinare le economie derivanti dai 130 milioni di euro stanziati per il Digital Divide affinché Lanciano diventi una città ad elevata velocità digitale. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, torna sulla richiesta di una commissione d'indagine comunale sul buco di bilancio da 12 milioni di euro avanzata dal Movimento 5 Stelle. Se servisse sarei favorevole, dice Di Primio, che invece annuncia la proposta della maggioranza, un consiglio comunale straordinario in cui carte alla mano raccontare alla città che cosa è accaduto. Ascoltiamo l'intervista proprio ad Umberto Di Primio. Noi invece riteniamo che sia più utile, ed è questa la proposta che verrà dalla maggioranza, di celebrare un consiglio comunale, perché questo ci chiede la Corte dei Conti e non altro, di celebrare un consiglio comunale nel corso del quale raccontare tutto quello che è successo, dimostrare documenti alla mano qual è la situazione e quindi proporre insieme al consiglio comunale le soluzioni che servono per rimettere in ordine i conti del comune, che sono in questa condizione a causa di decenni di non buona gestione, ma anche a causa di fattori non dipendenti dalla volontà di chi ha amministrato o imposto in qualche modo ai dirigenti un cambio di passo e soprattutto un'assunzione di responsabilità che li veda innanzitutto loro protagonisti di questa nuova fase. E io voglio dare risposte alla Corte dei Conti, le devo dare la risposta alla Corte dei Conti, ma le risposte le devo dare innanzitutto ai miei cittadini, che sono quelli che mi hanno scelto come sindaco. E quindi, siccome questa è la mia priorità, io innanzitutto metterò tutto a posto e poi renderò conto anche alla Corte dei Conti di quello che stiamo facendo, di quello che faremo. Ci spostiamo a Pescara adesso. Un gruppetto di residenti di via Passo della Portella e di via Rigopiano, zona alle spalle dell'ospedale civile di Pescara, assieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Di Pillo, Domenico Pettinari e Daniela Torto, hanno manifestato, come vedete, sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio per chiedere maggiore sicurezza all'interno delle case popolari gestite dall'ATER. Da tempo i residenti combattono per ripristinare la legalità in quella zona di Pescara, un tempo periferica, oggi praticamente centrale. Nelle case popolari risiedono un gran numero di pregiudicati, dicono, molti dei quali abusivi e quindi irregolari. Una situazione insostenibile, continuano i residenti, che raccontano di continue minacce che rendono impossibile la vita alle persone oneste dei quartieri.
i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che avrebbero voluto un confronto con il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso hanno ribadito quelle che sono le loro richieste: un posto fisso di polizia per un maggiore controllo della zona, l'immediato sgombero di tutti gli occupanti irregolari degli alloggi con relativo stanziamento di fondi ed infine l'installazione di un sistema di videosorveglianza che tuteli i cittadini e contrasti i fenomeni di illegalità come quello dello spaccio di droga, ad esempio. Intanto il segretario particolare del presidente Luciano D'Alfonso, Enzo Del Vecchio, nell'incontro avuto con alcuni residenti ha sottoposto la problematica all'attenzione del presidente, il quale si è impegnato a contattare il prefetto, il questore, il sindaco e l'amministratore dell'ATER pescarese per esaminare i temi evidenziati. D'Alfonso ha garantito la massima celerità possibile nel convocare la riunione prevista per la prossima settimana. Interventi ATER da 1.100.000 euro a tre palazzi storici di Lanciano e ad altri fabbricati del patrimonio edilizio di Lanciano. Vasto, vediamo nel servizio. Il lavoro che abbiamo condotto in quest'ultimo periodo ci ha portato ad avere da parte della Regione una disponibilità economica che attraverso anche il recupero di alcuni fondi, il lavoro che è stato condotto sulle morosità, sulla ricerca di possibili nuove entrate, ma senza andare ad intaccare minimamente quello che è il ruolo sociale dell'ente, ha prodotto un significativo risultato. E anche per testimoniare un certo rispetto a quello che è un pezzo di storia di questa città, di questo comprensorio, i tre palazzi storici che oltre ad essere importanti da un punto di vista abitativo, ma hanno anche numerosi negozi, locazioni commerciali, abbiamo pensato di procedere alla sistemazione di quelli che sono i cornicioni, ma anche di quelli che sono i canali, quelle che sono le difficoltà che noi riscontriamo soprattutto nei periodi invernali, quando nevica, quando c'è una forte pioggia, e per mettere al riparo questi edifici che non sono mai stati manutenzionati. Oltre a questi abbiamo messo insieme altri edifici che sia a Lanciano sia a Vasto, che sono le due città con più alloggi, ma anche nei piccoli comuni hanno delle difficoltà da un punto di vista di salvaguardia di quelle che sono la struttura, i balconi, la pericolosità, diciamo. E questo ci ha permesso a noi di fare una prima mappa e di portare a risultato un intervento di circa 1.100.000 euro, che non è una grande cifra, ma con i canoni che sono fermi al 96, con la legge 96, per noi rappresenta un grosso risultato. A Chieti ieri pomeriggio si è tenuto un convegno sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione. Presente ai lavori anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, con il quale abbiamo affrontato anche il tema di una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo. Ascoltiamo. Si parla in questo convegno anche di anticorruzione, un tema che l'avete impegnato in primissima linea. Sì, si tratta di una materia sempre più rilevante per le sorti del Paese, per il corretto funzionamento del mercato, per il corretto svolgimento dei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, e sempre più si afferma un dato di sistema ormai non reversibile, quello cioè del rafforzamento degli strumenti di prevenzione della corruzione, non più quindi solo repressione penale, sanzione penale, ma trasparenza e strumenti appunto di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Se queste due funzioni, preventiva e repressiva,
nel futuro dialogheranno di più tra di loro, si integreranno ciascuna per le rispettive attribuzioni e competenze, la strategia complessiva ne uscirà rafforzata. Il CSM è impegnato e lei personalmente sulle porte girevoli dei magistrati. Ci sono novità in arrivo? No, perché il Parlamento non ha, nella passata legislatura non ha inteso provvedere in via definitiva su questa materia, benché vi fosse più di un disegno di legge, vi fosse stata più di una lettura nei due rami del Parlamento. Beh, poi è difficile tornare a essere un soggetto terzo, imparziale, o è difficile tornare a essere percepiti come tali. Questo è il punto che mi auguro il legislatore di questa difficile legislatura voglia affrontare e risolvere in via conclusiva, benché il fenomeno si sia, quello dei magistrati in politica, si sia drasticamente ridimensionato, ma questo nulla toglie al punto di principio di cui ho parlato. Sarei un pessimo giornalista se non le chiedessi alla fine, in prospettiva regionale c'è una... Guardi, io fino a quando svolgo questa funzione, che è una funzione di garanzia, di terzietà, di tutela dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, in alcun modo mi metto a pensare, a discutere di altro, questo è certo. Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata allo sport, perché tra poco scende in campo il Pescara contro il Palermo. Vediamo la giornata di campionato con l'ausilio della grafica. Peraltro questo pomeriggio ci sarà anche l'esordio del nuovo allenatore Giuseppe Pillon sulla nuova panchina del Pescara. Questo il programma: Ascoli Carpi, Bari Salernitana, Cremonese Foggia, Palermo Pescara, come detto, alle ore 15, Parma Frosinone, Spezia Empoli, Ternana Cittadella, Venezia Brescia. Ovviamente noi seguiremo questa 34esima giornata, ma soprattutto Palermo Pescara con diretta stadio con Andrea Costantini e i suoi ospiti. Vediamo anche quelli che sono i posticipi, quelli di domani, quello del Manuzzi di Cesena tra Cesena e Virtus Entella, e quello di Vercelli tra la Pro e il Novara, derby tutto piemontese. Lunedì sera invece alle 20:30 ci sarà al Partenio Lombardi Avellino contro Perugia. Peraltro Avellino ha appena cambiato allenatore. E andiamo a vedere allora le formazioni ufficiali di Pescara e Palermo. Partiamo con la formazione bianca-azzurra, eccola qua, confermato il 4-3 anche per Pillon, Fiorillo tra i pali, Crescenzi e Fiamozzi sulle corsie laterali, Coda e Fornasier sono i due centrali di difesa. Brugman sarà il playmaker con Koulibaly a destra, Balzani a sinistra, le mezze ali, il tridente Capone e Mancuso ai lati di Pettinari. Andiamo a vedere invece il 3-5-2 del Palermo di Bruno Tedino. Pomini tra i pali, Rajkovic, Struna e Davidovic sono i tre centrali, e poi a centrocampo Rispoli e Lagumina sugli esterni, Alesami e Ciocev le due mezze ali, con Iaialo costruttore di gioco, le due punte molto temibili, Coronado e Nestorovski. Davvero partita da non perdere, che noi vi racconteremo come sempre quando scendono in campo i biancazzurri. Scendiamo in Serie C adesso, perché domani pomeriggio il Teramo sarà in campo al Bonolis contro il Renate, penultimo impegno interno della stagione. Biancorossi con il 4-3, Caidi avrà un turno di riposo, e allora in difesa giocheranno Milillo, Speranza e Sales, che rientra dalla squalifica. A centrocampo si va verso la conferma integrale del blocco di Gubbio, a centrocampo nella zona centrale Graziano e De Grazia, sulle corsie laterali Ventolo a sinistra e Varas a destra, tridente confermato, quello formato da Gondò, Bacio, Terracino e San Domenico. Conferenza stampa questa mattina di Palladini, alla vigilia di quella che il tecnico biancorosso definisce una gara molto importante. Ci dice di più dal Bonolis Ania Cantagalli, vediamo.
Gara a crocevia domani per il Teramo qui allo stadio Bonolis. I biancorossi affronteranno il Renate in una partita decisiva in ottica salvezza, anche considerato che la squadra di Palladini tornerà qui a giocare al Bonolis soltanto il 6 maggio, l'ultima giornata di campionato contro la Reggiana. Dicevamo gara fondamentale, dall'altra parte c'è una squadra che ha tutt'altri obiettivi, deve consolidare il proprio posto in ottica playoff, ma anche Palladini ovviamente è consapevole dell'importanza della sfida casalinga di domani. E ne parla per l'appunto così. Ma sicuramente è una partita importantissima, perché poi se riuscissimo a fare risultato pieno faremmo un bel balzo in classifica, no? Quindi l'obiettivo è quello, cercare di vincere, però essendo sempre equilibrati come abbiamo fatto vedere nelle ultime partite. Quindi bisogna mettere quella rabbia agonistica, quella cattiveria agonistica giusta per cercare di vincere questa partita, che per noi è importantissima. Una gara che noi dobbiamo sfruttare, ripeto, sempre con equilibrio, con intelligenza, perché poi abbiamo dimostrato, secondo me, che quando giochiamo un po' sbarazzini rischiamo di prendere delle imbarcate e quindi non dobbiamo avere quell'atteggiamento. Noi non possiamo sbagliare l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo messo nelle ultime settimane, cercando di sfruttare ancora di più quelle occasioni che noi ci creiamo. Quindi sappiamo che è una partita difficile, una squadra che era partita benissimo, ha avuto delle difficoltà, poi si sta riprendendo, quindi noi dobbiamo fare la partita perfetta. Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella delle ultime due uscite. Rientra Sales dalla squalifica, Palladini dovrà decidere dove sistemarlo, se in difesa o a centrocampo. Nel caso dovesse giocare in difesa, uno tra Melillo e Caidi lascerà il posto per l'appunto a Sales. Se dovesse invece giocare a centrocampo nel confermato 3-4-3 sarà probabilmente Varas a lasciargli il posto. Confermati i restanti giocatori, c'è il dubbio di De Grazia, che ha accusato un leggero affaticamento a Gubbio, ma se sta bene dovrebbe ancora partire lui titolare accanto a Graziano. Sarà una gara particolare per Graziano, ex della sfida, mentre dall'altra parte ci sarà un altro ex, Antonio Palma, e che tornerà domani qui a giocare allo stadio Bonolis. Sì, lui ha avuto quella settimana un po' particolare. De Grazia sta tornando il giocatore, è tornato il giocatore che conoscevate prima di quella flessione, quindi abbiamo recuperato un po' tutti, anche lo stesso Panico adesso sta meglio perché magari c'è una settimana in più di lavoro, quindi abbiamo tutti a disposizione. Sales è un giocatore importante, vediamo domani come sfruttarlo. Sicuramente Caidi ha tirato la carretta per un bel po' di tempo, no? E quindi è anche un giocatore diffidato, perché abbiamo quattro giocatori diffidati. Mi auguro che sia la gara degli attaccanti, ma spero di vincerla anche se segna un difensore. Vediamo allora quale sarà il turno di campionato in Serie C. Ovviamente girone B, Albino Leffe, Feral Pisalò, Bassano San Benedettese, Fermana Gubbio, Mestre Vicenza, ovviamente non si gioca a Pordenone Modena, Ravenna Reggiana, Sud Tirol Fano, Teramo Renate, come detto 16:30 stadio Gaetano Bonolis, e Triestina Padova. Peraltro, come vedete, in questa giornata la numero 34 riposa il Sant'Arcangelo, che è una diretta concorrente dei biancorossi in ottica salvezza. In Serie D vediamo anche qui la giornata di campionato che ci aspetta però domani, trentesima, Campobasso Pineto, trasferta anche per la Vastese sul campo del Castelfidardo, Fabriano Monticelli, il Francavilla al Valle Anzuca riceve la visita della Jesina, l'Aquila dopo il recupero vittorioso, così come il Pineto in settimana, ospita la capolista Matelica, Nero Stellati Pratola, che giocheranno in casa contro la San Giustese, Olimpia Agnonese contro la Vispesaro, Recanatesi San Marino. Unico scontro tra abruzzesi della giornata sarà quella sul campo neutro di Pineto al Mariani Pavone tra il San Nicolò e l'Avezzano. E si fa sempre più feroce la lotta per centrare i playoff in Serie D, in corsa, come detto, Avezzano, Pineto, L'Aquila, Francavilla e Vastese. Domani l'unico derby tra San Nicolò e Avezzano, in una giornata che potrebbe essere cruciale anche per la lotta al vertice. Il servizio di Andrea Costantini.
Si infiamma la lotta playoff nel girone F di Serie D. Le vittorie nei rispettivi recuperi hanno dato la carica all'Aquila, che ora è quinta, e Pineto, che dista solo un punto. E domani entrambe proveranno a dare seguito a questi successi. Gran gara quella del Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, dove passano i destini anche del vertice della classifica. Nell'impianto del capoluogo sarà di scena un Matelica che tenterà di difendere i soli due punti di vantaggio che ha da una Vispesaro anch'essa attesa da una gara dura in casa dell'Agnonese. Per l'importante gara Battistini dovrebbe recuperare l'ex Boldrini, uscito malconcio mercoledì, per lui una contrattura in via di smaltimento. Il Pineto se la vedrà con una delle squadre più in crisi del campionato, il Campobasso, reduce da 4 stop consecutivi. Tra i molisani mancheranno gli squalificati Danucci e Carcbo e il tecnico Foglia Manzillo, per necessità e per scelta, potrebbe cambiare il volto alla squadra attingendo dalla Juniores. Il Pineto proverà ad approfittare delle difficoltà degli avversari e del clima di contestazione che si respira nel capoluogo molisano. A disposizione Pepe, ma la formazione non dovrebbe discostarsi troppo da quella che ha espugnato Fabriano, anche se Frem Farias, decisivo in terra marchigiana dopo essere entrato. Unico derby sul neutro di Pineto, dove il San Nicolò attende l'Avezzano. La società teramana ha indetto la giornata bianca-azzurra. La squadra ha urgente necessità di punti per rendere più praticabile la strada salvezza. Rosa praticamente al completo per il tecnico Montani. Di contro un Avezzano che è a pochi passi dal centrare i playoff. Il tecnico Giampaolo dovrà rinunciare ancora a Fanti e Sbardella, al loro posto Lombardi e Tariuk, probabile forfè anche di Bisegna. Gara dal sapore playoff anche per la Vastese, attesa dalla trasferta di Castelfidardo. I marchigiani sono in lieve flessione, ma con una vittoria cercheranno di rilanciarsi nella lotta per il quinto posto. Nella Vastese formazione fatta per 10 undicesimi e solito dubbio in avanti, con una maglia a disposizione per uno tra Tedesco, Bittaie e Cherillo. Dal sito Vasporti il centrocampista De Feo. Dobbiamo continuare così, perché nelle partite scorse, pure se andavamo in cerca della vittoria, l'episodio ci ha condannato un poco. E invece nelle ultime partite abbiamo cercato, cioè ci abbiamo messo più attenzione, abbiamo lavorato in settimana sugli errori che avevamo fatto, e con i 3 punti di domenica siamo ripartiti. I nerostellati saranno di scena al Barbati di Pescina contro la San Giustese. Marchigiani ancora in corsa per i playoff, Pratolani a caccia di soddisfazioni per rendere meno amara l'imminente retrocessione. Test casalingo per il Francavilla, che se vuole restare in corsa per i playoff dovrà espugnare il tabù casalingo contro la Jesina. Al Valeanzuca la vittoria manca da fine gennaio, torna a disposizione Mimmo Di Cecco. Sicuramente veniamo da una prestazione importante a Matelica, di questo siamo veramente molto contenti, però domani, come ho detto ai miei ragazzi, domani passa l'ultimo treno e dobbiamo assolutamente prenderlo, perché secondo me lo meritiamo. La squadra, nonostante le varie problematiche che ha avuto, ha sempre reagito bene, e domani l'occasione giusta per fare una bella partita, per fare una bella vittoria che ci consente sicuramente di stare attaccato alla griglia dei playoff. E questo era anche il nostro ultimo servizio, e vi ricordo tra poco diretta stadio per seguire insieme Palermo-Pescara. E il TG6 invece torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19. È tutto, buon sabato.